Alla fine, le uniche cose quadrate della sua vita erano il ring e le sbarre di un carcere. In entrambi i casi, Carlos Monzón era osservato, ammirato per la sua potenza, ottenuto sotto controllo perché la sua furia da talento maledetto non esplodesse contro un bersaglio, quale che fosse. La libertà lo ubriacava, lo portava lontano, fino alla morte, avvenuta senza un perché, tra i rottami di una Renault. Il giorno dell'incidente, il 9 gennaio del 95, l'Argentina resta attonita, stordita, come se Monzón, in un ultimo rantolo, avesse voluto colpire chi, con troppa fretta, sapeva passare dall'estasi per le sue imprese all'indifferenza e allo scherno. Carlos Monzón Ledesma nasce il 7 agosto 1942 a San Javier, circa 500 km da Buenos Aires e nella provincia di Santa Fe. È l'ottavo figlio di una famiglia di 14 ragazzini. La madre, per metterlo al mondo, si sdraia su una coperta in un capanno senza pavimento. E la fame è il primo avversario da battere. E il Ciolo, il bambino più lungo del paese, guarda con gli occhi come fessure che tradiscono sangue e mucovì il padre lasciare all'alba la povera abitazione. Don Roque fa il gaucho come Alcide e Zacarias, due dei fratelli di Carlos. Come compagni la pioggia, il vento, la polvere e il bestiame da inseguire. E tutto per 7 pesos al mese e pochi litri di latte al giorno. Anche Carlos dà il suo contributo, lustra scarpe, strillone, facchino. Il suo primo furto ha 8 anni quando ruba una gallina e viene scoperto quando la rifurtiva è già nei piatti. Don Roque decide di spostare la famiglia da San Javier, villaggio senza promesse, a Santa Fe. 5 giorni di viaggio a piedi. Carlos si ammala di una rara forma di tifo, perde tutti i capelli. Il medico scuote la testa e sussurra alla madre di chiamare un prete, ma Carlos resiste e su quelle gambe che resteranno sottili come un giunco costruisce una formidabile armatura da peso medio. La scuola è un ricordo di pochi mesi. Carlos non ha un lavoro fisso e non ha ancora 15 anni quando appare la persona che trasforma la sua vita. È Amilcar Brusa, un ex impiegato di banca con la passione del pugilato, che lo accoglie nella sua palestra. È un mondo difficile, è vita intensa. E a quel punto, mentre il ring si impadronisce di Monzón, comincia a farsi largo in Carlos quella parte del suo carattere che lo porterà alla rovina. A 17 anni conosce Mercedes Beatriz García, detta La Pelusa, appena 15 anni. Si sposano poco dopo, hanno 3 figli, ne adottano un altro e l'idillio finisce quando lei, stanca della vita da pipistrello di Carlos e del suo flirt con l'attrice Susana Jiménez, gli spara un braccio. Ma quando quel colpo rimbomba, Monzón è già un uomo ricco e ha la cintura di campione del mondo. Dopo 100 incontri da dilettante, Monzón diviene professionista nel 63. Subisce 3 sole sconfitte da Antonio Aguilar, Felipe Cambeiro e Alberto Massi, che poi batterà nelle rivincite. E poi non viene più fermato. Ma Monzón non è amato dai tifosi argentini. La sua boxe lineare, tremendamente efficace da chirurgo, non coinvolge gli spettatori del Luna Park di Buenos Aires. L'impresario Tito Lecturre e Amilcar Brusa continuano a credere in Monzón e lo portano al titolo di campione del Sud America. L'aereo di Carlos Monzón decolla quando Brusa conosce Bruno Amaduzzi, il manager di Nino Benvenuti, offrendogli uno sfidante che sulla carta non può far paura. L'incontro è organizzato, ma per il clan di Monzón c'è un problema, mancano i soldi per il viaggio. L'ostacolo viene superato con una colletta. 150.000 pesos vengono prestati senza interessi da una cooperativa. Altri 250.000 vengono invece devoluti dall'editore di una pubblicazione per bambini, che si accontenta della scritta D'Artagnan sui calzoncini del pugile. Monzón è uno sconosciuto quando arriva a Fiumicino per affrontare Nino Benvenuti. Un giornale scrive: Monzón, chi sei? La risposta arriva il 7 novembre del 1970. Monzón si riporta al centro del quadrato, è una dura ripresa anche questa per Benvenuti, che non è riuscito a venire fuori ancora corpo a corpo. Benvenuti che fa leva su tutte le risorse del suo mestiere, ora deve accusare ancora un jab, si chiude con i guantoni il volto, accusa nettamente i colpi. Benvenuti, destri, sinistri al corpo, Benvenuti in completa balia dell'avversario. Monzón se lo porta a spasso per il ring, lo porta all'angolo e a terra! È a terra Benvenuti, è arrivato potentissimo il destro di Monzón. Benvenuti contato,
C'è ora uno spettatore che ha invaso il ring, benvenuti Barcolla, crolla sulle corde, Monzon ha vinto per fuori combattimento alla 12ª ripresa, è una conclusione assolutamente imprevista di questo match. Salì sul ring per vincere come avevo fatto sempre, ma mi accorsi dopo poche riprese che avevo di fronte un avversario diverso dal solito. Era molto alto, longilineo, con delle braccia lunghissime e ogni suo colpo era veramente una mazzata. Durante il combattimento notavo questi due occhi che si muovevano con una velocità incredibile. Gli occhi, come si disse, gli occhi da indio. Sì, era un indio, un vero indio. Proprio era un puro sangue, di quelli che quando sono chiamati a dare, riescono a dare più di quello che probabilmente noi che veniamo da generazioni probabilmente non pure come la sua, forse non riusciamo più. Non credo di essere blasfemo, credo semplicemente di dire quello che era Carlos Monzon, un puro sangue, un campione di razza, un grande campione. Quando Monzon torna in patria, l'Argentina non è più tanto fredda con lui. 200.000 persone salutano la sua cintura di campione del mondo e la sua faccia impassibile da indio si apre al sorriso. Ma sei mesi dopo a Monte Carlo c'è ancora Nino Benvenuto. Finisce prima ancora di cominciare al terzo round con un calcio a una spugna lanciata per troppo affetto da Amaduzzi. Da quel momento per Carlos Monzon il mondo diventa improvvisamente un bel posto dove stare. Sotto i suoi colpi cadono campioni come Emil Griffith, Jean-Claude Boutier, Gratien Tonnard, Tony Di Capo. Durissimo l'incontro con Griffith, ma l'argentino trema veramente la notte dell'11 novembre del 1972, quando alla nona ripresa viene sorpreso da un colpo devastante di Benny Briscoe. E per la prima volta nella sua carriera, Monzon guarda l'orologio per vedere quanti secondi mancano al suono del gong che lo potrà salvare. Il campione del mondo ha fascino, piace alle donne ma anche ai protagonisti della vita mondana. Alain Delon si impegna in prima persona per organizzare il match con José Nápoles nel novembre del 74. Monzon ricompensa l'amico attore con una confessione. Un giorno lo guarda negli occhi e gli sibila: «Vado a letto con tua moglie Nathalie». Delon incassa e replica: «Fai pure, a me non interessa proprio». Quel suo sguardo obliquo, quella pelle da indio, quella voce aspra, lo rendono oggetto del desiderio di tante donne della bella società e famose, come Ursula Andress. Una volta, dopo aver accompagnato l'attrice in stanza, incontra in corridoio Nathalie Delon, ancora lei, ed è un'altra storia in ascensore. Monzon non si guarda indietro, non ha rimpianti, e sconfigge anche chi crede con la passione di potergli far cambiare vita, come Susana Jiménez, la Brigitte Bardot del Sud America, che lo porta nel mondo del cinema. Con Susana, Carlos gira alle porte di Roma un western tutto muscoli, sparatorie, carte truccate e whisky. È El Macho, soprannome che resterà addosso a Monzon come i suoi pugni sulla faccia degli sfidanti. A volte Carlos non capisce di essere fuori dal ring e manda all'ospedale una comparsa che ha il solo torto di interpretare un bandito. Forse come carattere lo trovo meglio in questo momento, no? Ma Susana Jiménez si sbaglia. Monzon è solo un vulcano in attesa di esplodere. Anche la bella Susana deve subire gli scatti d'ira del suo uomo. Monzon picchia l'attrice a Monte Carlo, stanco della gelosia di lei per i suoi figli, che Carlos chiama dall'Europa in Argentina. Un diretto secco che incrina due costole alla donna. La seconda volta a Roma. A cena, Susana commette il grave errore di non rispondere all'invito di Carlos di andare a dormire e resta a parlare con Alain Delon. Il giorno dopo, il volto della Jiménez è una maschera segnata dai colpi di Monzon. Susana è stanca ed è sempre più convinta, nonostante i suoi sforzi, che Carlos non possa uscire dal suo mondo di aggressività. Anche chi è intorno a Monzon sembra essere contagiato dalla sua improvvisa violenza.
La sera del 26 giugno 1976 a Monte Carlo, prima del durissimo match con il colombiano Rodrigo Valdés, gli uomini del servizio d'ordine di Delon rispondono con i pugni alle provocazioni di un tifoso. Monzon vede Susanna coinvolta nella bagarre e vorrebbe scendere per portarla in salvo. La calma torna solo dopo qualche minuto con l'intervento della polizia. Il match con Valdés fa capire che è il momento di cambiare strada. Il colombiano è forte, agile, resistente. Monzon è sorpreso, in difficoltà. Risolve il combattimento con un'invenzione al 14° round che manda al tappeto Valdés. Lo sfidante si rialza, ma l'argentino è ancora il più forte al mondo. Un anno dopo la rivincita, Monzon ha già deciso, questo sarà il suo ultimo match, ma vuole lasciare Darì. Valdés è implacabile e al secondo round sorprende con un destro al viso Monzon, che assaggia il tappeto. Per la seconda volta nella sua straordinaria carriera, El Macho guarda con ansia l'orologio. E anche stavolta, come con Benny Briscoe, la lancetta dei secondi è sua complice. Dal terzo assalto Monzon torna freddo, attento, non si espone più e centra Valdés come vuole. L'unico campione del mondo dei medi, il primo nella storia dell'Argentina, è Carlos Monzon. È il 30 luglio 1977. Un mese dopo, all'Hotel Sheraton di Buenos Aires, Monzon, con a fianco Susana Jiménez, consegna imbattuto il testimone al suo grande avversario Valdés. Il Cholo, lo straordinario campione con il fisico da medio massimo, era alto 1,83 m, aveva difeso con successo la corona 14 volte, ottenendo 9 vittorie prima del limite. Monzon era un uomo soddisfatto, realizzato, fu uno dei pochi casi nella storia della boxe di ritiro rispettato, senza ripensamenti. Ricevette decine di offerte per tornare sul ring e scosse il capo anche quando un miliardario americano annunciò in televisione nel 1979 di offrire $1,5 milioni per vedere ancora in azione El Macho. Non erano i soldi che mancavano a Monzon, ma la serenità. L'ombra del suo passato, che lui credeva di aver seminato, stava tornando per tornare ad avvolgerlo e portarlo nelle tenebre. Monzon faceva paura perché il suo sguardo impenetrabile non lo abbandonava mai. La sua maschera di cuoio diventava un segreto impossibile da raggiungere. Non mutò espressione neanche quando, poche ore prima del match con Roy Dale, gli sussurrarono all'orecchio che suo fratello Zacharias era stato assassinato in una sparatoria. Zacharias, con cui dormiva per terra o andava a pescare, che lo seguì all'angolo nei suoi primi match. Monzon combatté e mentre ancora il suo avversario doveva capire da che parte fosse il cielo, si rivolse ad Amilcar Brusa dicendo: ora possiamo andare al funerale. Monzon, la statua, fermo sul ring, a sfidare il disappunto degli spettatori che lanciarono di tutto dopo la fin troppo rapida conclusione con Moyer, carne troppo tenera per uno squalo come Carlos. Monzon, l'uomo di successo, che poteva perdere migliaia di dollari al casinò e non battere ciglio, che aveva comunque investito i suoi risparmi e non doveva più domandarsi cosa fosse la povertà. Monzon, amato dalle donne, rispettato dagli uomini. E tutto questo potere, questa improvvisa esplosione di libertà, svincolato anche dal ring, lo stordì per riportarlo in un beffardo gioco dell'oca di nuovo alla partenza, ma solo. Tramontato il legame con Susana, Carlos incontra una donna dalla bellezza intrigante, la modella uruguagia Alicia Muniz, da cui ha l'ultimo figlio, Maximiliano. Il problema è che Monzon scambia il matrimonio come un proseguimento del ring e il 12 agosto del 1986, stanca di essere maltrattata, come risulta da molti verbali di polizia, Alicia saluta Monzon. Non sono più costretti a vivere sotto lo stesso tetto e i rapporti sembrano migliorare. Nel febbraio dell'88 Monzon va a Mar del Plata, nella casa dell'attore Adrián Martel, e porta con sé il figlio Maximiliano. Dopo qualche giorno Carlos chiama l'ex moglie, che li raggiunge sabato 13. È una giornata serena, spensierata. Dopo pranzo, durante la siesta, Carlos e Alicia dormono insieme e, come dirà Monzon al processo, hanno anche un rapporto. La sera è lunga. Cena al Club Peñarol e poi una puntata al casinò dell'Hotel Provinciale fino alle 3:30. Monzon tenta di convincere la donna di seguirlo alla discoteca Palladium, ma Alicia è stanca, vuole tornare a casa dove già dorme il figlio Maximiliano. Monzon sale in taxi ma storce la bocca.
Le prime parole cominciano a uscire all'ingresso, poi, come una valanga, rotolano sempre più pesanti e forti. Partono i primi schiaffi. Alicia tira in faccia all'ex campione del mondo un mozzicone di sigaretta acceso e Monzon ora non è più nulla, solo due mani gigantesche che si serrano attorno al collo della donna. I due, come in una danza grottesca, escono sul balcone e cadono da un'altezza di 4 metri. Sono le 7 del mattino del 14 febbraio del 1988. Il giorno è squarciato dall'urlo di Monzon. Alicia si è buttata, si è uccisa. Anche in carcere Monzon ha sempre negato di aver assassinato la sua ex moglie. È vero, le ho afferrato il collo, ma non l'ho strangolata. E quando mi chiedono cos'è successo, io rispondo che non ricordo niente. Quella sera avevo bevuto molto. È stato un incidente. Ricordo solo di averla presa per un braccio. Mi sono svegliato ed ero a terra, stordito. Ma l'autodifesa del macio non convince i giudici, specie dopo due autopsie che confermano la frattura della cartilagine tiroidea e dell'osso ioide. Nella seconda, i medici si accorgono che sono stati incisi e rubati alcuni muscoli del collo della donna. L'accusa non provata è che opera degli amici di Monzon che di notte cercano di cancellare la prova più pesante. Ma neanche questo macabro furto può nascondere alcune lesioni agli occhi e un vasto ematoma sul cranio e i lividi ovunque, specie sulle gambe. E poi i medici non hanno dubbi. Alicia Muniz è stata strangolata. No, discussione abbiamo tenuto come qualche... Non l'ho mai picchiata. Avevamo discussioni, come tante coppie, ma non l'ho mai malmenata, come si legge sempre sui giornali di mariti che picchiano le mogli. Anche questa affermazione di Monzon contrasta con quanto dichiarato nella prima indagine, quando ammette di avere sempre picchiato le sue compagne. L'opinione pubblica non si impietosisce per i traumi subiti dall'ex campione, una clavicola e alcune costole fratturate dopo il volo. L'Argentina comincia a guardare con distacco Monzon, quasi come un imbarazzante caso da nascondere. Quando ero campione i giornalisti viaggiavano con me dappertutto e mi tenevano in una bolla di cristallo perché non mi accadesse nulla. Dopo, appena sono finito in tribunale, tutti gli elogi sono scomparsi e hanno cominciato a scrivere su di me tante menzogne che non merito proprio. Scrivieron barbaridad de mí que no lo merezco, ¿no? Io hice conoscere l'Argentina, i quattro punti cardinali, si peleano tutto il lato. Hanno scritto in modo che tutta l'Argentina potesse sapere che facevo risse in continuazione. E questo mi dà dolore. Se fossi colpevole, sì, lo accetterei. Ma sono innocente. Credo in Dio e nella giustizia. E voglio che questa vicenda si risolva e la gente possa sapere che non sono un assassino. I giornali vanno a comprovare che io non sono nessun assassino. Ma per il tribunale Monzon è un omicida. Le sue deposizioni sono confuse, contraddittorie, sono pugni fiacchi. Carlos è costretto a incassare e nasconde tra le mani il volto rigato di lacrime quando il giudice lo condanna a 18 anni. Niente più avversari Monzon, né donne o amici celebri, o serate mondane o abiti e auto di lusso o notti che si confondono con l'alba. Solo il tempo che rallenta dietro le sbarre. Il tribunale del Mar del Plata riduce in seguito la condanna a 11 anni. Monzon si allena per scherzo, lavora nella biblioteca del penitenziario, fa il disc jockey per la radio del carcere. Ma il suo pensiero è per i figli e in particolare per Maximiliano, che la notte della tragedia, forse, vide come venne uccisa sua madre. Il colpo del KO per Monzon arriva proprio da Maximiliano. La rivista Caras pubblica una lettera del figlio. Odiato papà, non ti penso, non ti voglio vedere per la vita e non ti voglio mandare una mia foto, non ti desidero. Il 20 agosto del 93 Monzon comincia a respirare aria nuova ottenendo un permesso di libera uscita e poi, grazie all'intervento di molti personaggi come l'amico Alain Delon, la pena viene dimezzata. Monzon passa le giornate in libertà vigilata, ha un lavoro e la sera torna a dormire in carcere. Insomma, anche se con fatica, si intravede la luce della normalità. La domenica dell'8 gennaio del 1995, Carlos torna con due amici da una battuta di caccia. Al carcere di Santa Fe mancano 40 chilometri e Carlos ha davanti a sé ancora due ore di permesso. Ma spinge sull'acceleratore, come rapito da un demonio.
una fretta che non ha una spiegazione, come tanti atti della sua vita. Sulla ruta provinciale numero 1 c'è una lunga colonna di automobili. Monzon si stanca di aspettare, si mette sulla corsia di sorpasso e schiaccia il pedale fino a toccare la velocità di 150 km. Ma è troppo anche per la sua Renault 19, che sbanda come un avversario ubriaco e tocca la banchina. Un volo di attimi, lo schianto e poi l'auto che si contorce fuori strada come un gigantesco insetto colpito sulla corazza. Muore sul colpo l'amico Geronimo Mottura. Neanche Monzon si rialza. Ha l'osso del collo spezzato, una smorfia sul volto come un sorriso, quasi a dire: non sapevo che doveva finire così. Ha 52 anni. Il giorno del funerale l'Argentina fa la pace con El Cholo e lo accompagna in silenzio. Dai sogni su un giaciglio di paglia a quelli in un carcere, il destino ha dato e tolto tutto a Monzon, che è caduto e si è rialzato altre volte e alla fine, esausto, ha chiesto semplicemente di essere estromesso dal tempo.